Ed ecco la Recas, l'ultima creazione di autocostruzioni AF. Sono delle casse passive di un vecchio stereo Kenwood MIDI, quelli che si usavano a fine anni 80, inizio 90, e il cliente voleva, siccome lo stereo non funzionava e non si poteva aggiustare, voleva fare diventare due casse attive. La cassa attiva, cioè con le, dove c'è l'amplificatore e i componenti, è questa. Anteriormente troviamo una bella manovola del volume, un ingresso USB, questo è il sensore per telecomando, e il bass reflex. Si possono notare le viti che fanno mantenere appunto l'amplificatore. Indietro invece troviamo poche cose ma essenziali: l'ingresso RCA, un'uscita sempre RCA per un eventuale apparecchio che funzioni a 12 volt. Poi abbiamo uno switch che permette di far spegnere, cioè di farla diventare passiva questa cassa. Infatti si possono comunque usare sempre come casse passive. L'ingresso eventualmente se la vogliamo usare da passiva. Questa è l'uscita per l'altra cassa. Qui abbiamo i fili della rete elettrica, l'interruttore principale e un fusibile. L'antenna della radio, perché questa cassa ha anche un eventuale radio, e appunto l'antenna con un comodo avvolgicapo. Anche il cavetto dell'altra cassa è stato fatto da me, sono due fili intrecciati di 2 mm. Di 2 metri. Abbiamo una perdita, abbiamo una resistenza di questo filo solo di 0,3 ohm. Il prezzo della cassa passiva, troviamo il cavo già detto prima, sempre un avvolgicavo molto comodo e niente. Oltre all'amplificatore e le varie circuiterie messe appunto in questa cassa, ho portato anche altre modifiche, come il rinforzo stesso del box, la modifica del crossover, perché inizialmente questi due componenti avevano un tono di frequenza troppo alto e andavano frequenze molto alte a questi due componenti, non sfruttandoli. Poi ho rinforzato il cono del mid-range in modo da evidenziare le frequenze medie. Si possono notare i fili di collegamento e della USB, del potenziometro e dei LED. Piccola curiosità, piccolo tocco di stile direi. Ora passiamo alla prova. Ok, ora accendiamo il tutto. Ed è pronto. Ora ho collegato il mio telefono. Telecomando.
altre particolarità sono, per esempio, il fatto che queste casse possono funzionare anche in America, dato che il trasformatore interno funziona sia a 220 volt, 220 volt, che a 110, come potete vedere. Sono stati aggiunti anche dei discibili per non, appunto, per non eventuali movimenti. Ora vediamo il suono con una pendrive. Parte subito. La radio, anche se in cantina non dovrebbe prendere, ma questo perché infatti non prende tanto bene. Prende abbastanza bene, anche se stiamo in cantina. Spero che vi piaccia questo progetto. Fatemelo sapere mettendo un like. E a presto.